Buonasera anche da parte mia e grazie per la presenza. Io appunto, essendo oftalmologo, nei prossimi minuti parlerò appunto del legame che ci sono tra queste malattie e l'occhio. Vorrei iniziare un po' con un po' di anatomia per cominciare. L'occhio principalmente lo dividiamo in tre strati, quindi la parte esterna, la parte diciamo involucro biancastro che è la sclera, che nella parte anteriore diventa trasparente e quindi è la cornea. Un po' più in profondità abbiamo lo strato intermedio che è la luvea, che è con la parte più importante, diciamo, questa sera per le patologie che andremo a vedere. È divisa nella parte anteriore nell'iride, quindi il colore dell'occhio. Un po' più indietro abbiamo il corpo ciliare, che è quella parte sopra la lente che serve a produrre l'umore acqueo e a sostenere il cristallino. E poi dietro abbiamo la coroide, che è un tessuto, praticamente una spugna di sangue, se vogliamo, che serve a irrorare e a far funzionare la retina, che è il terzo strato interno, quello giallo che vediamo nella diapositiva. La luce parte dall'esterno, passa attraverso la cornea e attraverso il cristallino, viene indirizzata appunto sulla retina, sulla parte centrale, dove viene captata e grazie al nervo ottico viene trasmessa al cervello. Noi dividiamo in clinica praticamente l'occhio in due parti, la camera anteriore e la camera posteriore. La camera anteriore è tutto quello che c'è dalla pupilla, quindi dall'iride della pupilla in avanti, e tutto quello che è dietro, diciamo, la camera posteriore. Praticamente con due strumenti riusciamo a fare tutti i nostri esami clinici. Allora, qui a sinistra abbiamo la lampada a fessura, che dove il paziente si appoggia, e poi praticamente con un binoculare riusciamo, e con una luce a fessura un po' particolare, che si può variare sia in intensità e dimensioni, riusciamo a esaminare tutta la parte anteriore dell'occhio fino al cristallino, e poi con l'aiuto di una piccola lente riusciamo a visualizzare il fondo dell'occhio, quindi la retina e la testa del nervo ottico. Per quanto riguarda le patologie dell'occhio legate alla colite e al Crohn, in letteratura ce ne sono molte, tante. Quelle più importanti che vedremo stasera sono quelle in rosso, che sono quelle un po' più frequenti che si vedono in clinica. Queste malattie hanno un po' si presentano, diciamo, tra i 30 e i 40 anni, non c'è una prevalenza tra uomo e donna e non sono particolarmente specifiche in base alla malattia, al tipo di MICI che abbiamo, quindi bene o male si presentano tutte nella stessa forma, anche se sono molto molto variabili. Ok, scusa. Sì. E importante è che queste malattie possono anche precedere proprio i sintomi intestinali, quindi è già successo anche nella mia clinica di avere una sclerite, un'episclerite, e poi pensare che il problema non è solo all'occhio, ma è un po' più sistemico. L'unica relazione che ho trovato un po' nella letteratura è che il rischio di avere queste infiammazioni nel morbo di Crohn va in base alla localizzazione della patologia, come abbiamo visto prima. Quindi le lesioni un po' più verso l'ileo terminale portano più spesso a delle uveiti o delle scleriti. Qui adesso entriamo un po' più nel dettaglio. Cosa sono l'episclerite e la sclerite? Allora, l'episclerite sono le due immagini superiori, è un'infiammazione localizzata dell'episclera. L'episclera è uno strato sopra la sclera, praticamente tra la congiuntiva e la sclera. È un'infiammazione molto spesso settoriale, come si vede nelle due foto, e molto spesso prende solo un occhio. La sclerite, invece, è l'immagine di sotto, è un'infiammazione più diffusa, più profonda nei tessuti, molto spesso bilaterale, e l'episclerite può fare delle complicazioni. Quindi ci sono le episcleriti superficiali nodulari, sono abbastanza relativamente blande, mentre quelle nodulari e necrotizzanti possono creare anche delle complicazioni abbastanza importanti per l'occhio. Trattamento, due parole veloci. L'episclerite, come abbiamo detto, è qualcosa di abbastanza blando, quindi con dei colliri locali antinfiammatorio
il problema di solito si risolve, mentre per la sclerite molto spesso è legata non solo all'occhio di per sé, ma anche proprio a malattie sistemiche, quindi bisogna procedere con medicamenti orali e una valutazione con i colleghi specialisti, con internisti, reumatologi, gastroenterologi, eccetera. Due parole sulla miosite: è un'infiammazione del muscolo dell'occhio, è rara, però l'ho vista due volte nella mia carriera e quindi ho pensato di parlarvene velocemente. L'occhio ha praticamente sei muscoli che servono alla motilità, quattro sono orizzontali per la motilità orizzontale e verticale, mentre i due obliqui servono per le rotazioni. Quando un muscolo si infiamma lavora meno bene, quindi quello diciamo dell'occhio sinistro lavora, quello dell'occhio destro non lavora, gli occhi non si muovono più in maniera omogenea e quindi abbiamo una visione doppia, una diplopia che disturba il paziente. E in questi casi molto spesso anche lì riferiamo il paziente ai colleghi e noi da parte nostra possiamo applicare o dei prismi sugli occhiali o addirittura un'occlusione per ridurre la diplopia, che è un sintomo molto fastidioso per il paziente. Ora vuoi parlare un po' delle uveiti, che è forse la patologia più frequente associata alle mici. Come abbiamo visto, è un'infiammazione dell'uvea, quindi di tutte le strutture che abbiamo visto prima, e a dipendenza da dove localizzata abbiamo un'uveite anteriore, intermedia o posteriore. È un gruppo molto eterogeneo di patologie e molto spesso difficili da diagnosticare e trattare, ed è per questo che necessita una presa a carico particolare. Sono abbastanza rare, come vedremo, però possono essere molto dannosi per la vista, con conseguenze abbastanza gravi. La differenziazione: abbiamo l'uveite anteriore, che è quella più frequente, che è quella che è spesso legata alle mici. E poi abbiamo l'uveite intermedia e posteriore, e si differenzia anche da una fase acuta a una fase cronica. E poi, a differenza della presentazione clinica, ci sono altre subclassi, diciamo. Allora, qualche dato: non ho trovato dei dati per la Svizzera, per l'Europa, ho trovato appunto questi dati per gli Stati Uniti. 38 malati ogni 100.000 abitanti e 15 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per anno, che è importante però, che forse da segnalare, che appunto nei paesi industrializzati è comunque tra il 10 e il 15% di possibile cecità. Per quello che ci interessa un po' più stasera, anche lì abbiamo diversi studi e fino al 4% delle manifestazioni extraintestinali delle mici possono essere delle patologie dell'occhio. Quella clinica all'età l'abbiamo già visto, le uveiti possono essere presenti già nei neonati fino all'età adulta. Le cause in generale delle uveiti: qui abbiamo cinque possibilità, diciamo quelle infettive, in particolare parassiti e virus sono conosciute, e poi quello che ci interessa più stasera, le malattie autoimmuni, non solo le mici, ma anche per esempio un'artrite reumatoide, una sarcoidosi e altre. Ci sono delle forme isolate, che sono anche quelle abbastanza frequenti, e poi purtroppo abbiamo anche i tumori e i traumi. Come si presenta un'uveite? Allora, il paziente spesso ha un rossore, un dolore, un calo visivo e una fotofobia. La fotofobia è praticamente il disturbo, il fastidio alla luce, e anche delle miodesopsie. Le miodesopsie sono quei moscerini, diciamo, che vediamo nel campo visivo, che circolano davanti a noi, tipicamente quando abbiamo una parete bianca. La presentazione dell'uveite è molto spesso monolaterale, ma non solo. Se è bilaterale, molto quasi sempre c'è un problema sistemico, quindi non solo a livello dell'occhio. E quello che è importante è che appunto che questi sintomi abbastanza classici non sono specifici per l'uveite, ma
altre patologie dell'occhio, come per esempio anche solo una congiuntivite fa un dolore e un calo visivo. Come facciamo a fare una diagnosi corretta? Allora, innanzitutto bisogna capire se il problema è sistemico o è solamente legato all'occhio, se c'è qualcosa di infettivo, perché in questo caso la terapia cambia e si va qualcosa su antibiotico o antinfiammatorio, dipende un po' da che cos'è, e poi si guarda la localizzazione, perché anche la localizzazione ci fa capire un po' più se è qualcosa più verso una patologia o verso un'altra. E poi si fanno degli esami un po' più, diciamo, meno specifici, un po' più diffusi per cercare degli esami del sangue per cercare eventualmente della malattia infettiva o autoimmuni o eventualmente esami strumentali come una radiografia, un TAC del torace. Da parte nostra possiamo fare degli esami anche un po' più approfonditi per valutare la coroide e la retina nel caso di un'uveite posteriore. Qui ho qualche immagine delle uveiti. Allora, questo è un esame della camera anteriore che vediamo con la nostra lampada a fessura. Il fascio a sinistra è la cornea, il fascio a destra è praticamente la superficie dell'iride e della pupilla, e in questa camera anteriore noi vediamo se ci sono delle cellule infiammatorie. A sinistra ne abbiamo qualcuna in più, è un'uveite non granulomatosa, a destra, scusate. Mentre a sinistra abbiamo un'uveite granulomatosa dove si vedono questi depositi un po' più grandi. Questa invece è un'uveite posteriore, abbiamo il nervo ottico al centro e sulla sinistra un'infiammazione un po' più cicatriziale, mentre nell'immagine a destra abbiamo qualcosa di un po' più attivo e lo si vede da queste macchie gialle di infiammazione e di infezione, si intravede anche una emorragia che dà una diagnosi di vascolite retinica. Terapie delle uveiti, qui ho semplicemente scelto quelle legate alle emici. Allora, da parte nostra, colliri, chiaramente colliri midriatici sono i colliri che servono per dilatare la pupilla, mantenere la pupilla dilatata. Quello è importante perché la pupilla l'iride, scusate, è uvea, quindi è infiammato e se continua con la luce a stringersi e allargarsi dà fastidio e fa male e non guarirà. Di conseguenza abbiamo bisogno di lasciare a riposo questo muscolo e quindi mettiamo questi colliri midriatici e poi iniziamo con delle gocce antinfiammatorie alto dosati, vuol dire inizialmente una goccia ogni ora o anche ogni mezz'ora se c'è bisogno. E sono dei trattamenti che durano non una settimana, ma anche molte settimane, eventualmente anche dei mesi. Inoltre, se la pressione è alta, si può anche mettere delle gocce per abbassare la pressione. E se gli esami che abbiamo visto prima ci danno una diagnosi sistemica, a questo punto andiamo a discutere con i colleghi per capire qual è la terapia più adeguata. Lì noi ci fermiamo un po' perché non è più il nostro campo. Perché è importante trattare un'uveite? Perché se non la trattiamo abbiamo delle complicanze. La complicazione più frequente sono le sinecchie posteriori, sono queste adesioni, diciamo, tra la pupilla e l'iride infiammato che si attacca al cristallino che c'è dietro, di conseguenza fa queste aderenze, la pupilla non si muove più e quindi non reagisce più alla luce e il paziente è molto disturbato. Se c'è un'ipertensione oculare, dobbiamo trattarlo, se no sviluppiamo un glaucoma con una perdita del campo visivo fino alla cecità. E molto spesso le uveiti fanno anche delle cataratte, che sono delle cataratte un po' più difficili da operare perché molto spesso il cristallino è molto duro, necessita molta energia. Inoltre, se l'infiammazione non è solamente nella parte anteriore, ma va verso la retina, possiamo avere delle retiniti o degli edemi, delle cicatrici retiniche o degli edemi maculari, la macula è la parte centrale della retina che è quella che ci permette di vedere bene. Quando questo è infiammato, la vista diminuisce, abbiamo queste visioni distorte. Voilà, questo è quello che volevo raccontarvi in 15 minuti, sono preciso. Ringraziamo il dottor Roberti.
Grazie.